spostiamo, non lo possiamo deconciare. Ecco il deconciare, è già pronto, bello spostato, è dorato. Allora iniziamo con l'uovo. L'uovo dobbiamo cercare di non mettere tutto il bianco, altrimenti la carbonara verrà molto spumosa. Per cui andiamo super giù su un quarto di un bianco e un rosso per una porzione di carbonara. Ok, aggiungiamo pepe. Adesso ci mettiamo il pecorino, super giù 3 cucchiai di pecorino romano. Ecco, cerchiamo di mescolarla, non montarla, mescolarla soltanto, non usate la frusta. Ecco, abbiamo formato, c'è quasi una cremina, uovo, pepe e pecorino. Adesso abbiamo tostato il guanciale, mettiamo nella vascinella un po' di grasso, non molto grasso. Abbiamo messo la pasta, vedete com'è. Dobbiamo aggiungere un po' di acqua, non molta acqua, attenzione con l'acqua, magari piano piano. Ecco, dovrebbe essere. E questa è la carbonara, vedete com'è, cremosa, senza panna, senza niente. Vi raccomando, non panna. Ecco, e questa è la carbonara già pronta. Vedete com'è? Vedete, è cremosa. Aspetta che faccio un dettaglio. Vedete la crema qua, vedete. Amalgamata molto bene.